Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come ogni venerdì alle ore 19, tempo della nuova promo, oggi iniziano infatti gli out of position, una promo che vedrà tanti giocatori rilasciati in posizioni che non sono le loro classiche, un po' la promo dei giocatori schierati da Allegri, no? Infatti mi aspetto anche di vedere magari un Di Maria terzino, una cosa del genere. Ma detto questo, andiamo subito a vedere che giocatori sono usciti. Primo giocatore di questa promo che andiamo ad analizzare è Momo Salah. Giocatorino niente male, parte da attaccante ma può essere anche esterno sinistro e COC chiaramente, molto caruccio anche per quanto riguarda le ibride, 4 skill, 3 di piede debole, purtroppo non ha ricevuto upgrade per quanto riguarda quel tipo lì di statistica, però rispetto alla carta IF prende più 1 di velocità, più 1 tiro, 2 passaggi, 1 dribbling, 1 difesa e 1 di fisico, quindi di base è come se fosse una specie di SIF ma con un ruolo differente. Per quanto riguarda gli stili d'intesa, il pennello, motore e finalizzatore gli fanno diventare la corsa explosive, quindi a sfruttare l'accelerazione, anche se lui ha più velocità scatto, quindi in realtà anche una controlled va benissimo. Prezzo che non sarà sicuramente basso, ma comunque questo Momo si preannuncia una delle carte migliori e soprattutto uno di quei pochi giocatori che quest'anno effettivamente corre quando lo andate a schierare. Carta che invece dominerà completamente gli out of position è Joao Cancelo. Parte da centrocampista centrale, può fare anche il CDC oltre che l'ADA. Carta 4-4, quindi non ci sono upgrade, 1,82 m, alto il work rate. Questo è tanta roba perché Cancelo invece era alto normale, quindi io questo qui immagino che lo proverò anche a stretto giro perché mi intriga e non poco. È veloce, dei gran passaggi, gran tiro, agilissimo, un bel boost alle stats difensive, pecca leggermente in forza, però nonostante questo è una carta di primo livello, sicuramente non costerà poco, non ci interessa troppo il discorso relativo allo stile di corsa perché va benissimo anche controlled, io lo schiererei tutta la vita a centrocampo, in un centrocampo a 2 vicino a un centrocampista più difensivo, anche in un centrocampo a 3, perché con la qualità che c'ha è veramente sprecato da altre parti. Teo Hernandez invece, versione 88, parte da esterno sinistro, può fare anche la S, addirittura anche la D e la punta, esotico al massimo. Rispetto alla carta 85 prende più 10 di tiro, più 5 passaggio, più 2 di velocità, più 4 di dribbling, meno 13 in difesa e più 2 di fisico. Upgrade in questo caso del piede debole, quindi non è più 3-3 ma è 3-4. Non può essere lengthy e questa è una bomba, tra virgolette, perché si era tanto parlato di questo Teo anche in ottica spunto di corsa alla Haaland, no? Giocato da punta, ma purtroppo non potrà essere lengthy, quindi onesto, sfruttando il suo body type, sfruttando la sua altezza, la sua velocità, io ce lo vedo molto bene magari come terzino in una difesa 5 che si fa tutta la fascia senza troppi compiti difensivi, ma con licenza di uccidere, visto che queste rinnovate statistiche glielo permettono, ma purtroppo la mancanza dell'Engty lo penalizza parecchio. Altra carta molto carina è quella di Reece James, che parte da esterno destro, può essere anche AD e punta. Anche in questo caso il boost dell'agilità non gli permette di avere l'Engty, che era quello che diciamo rendeva questa carta molto appetibile nella sua versione anche oro. Infatti vedete che se gli metto architetto la corsa rimane controllata perché la differenza è di 13 e non è di 14, quindi peccato, ribadisco. Poi per carità, rispetto alla carta base prende più 7 di velocità, più 15 di tiro, più 4 di passaggio, più 4 di dribbling, meno 22 in difesa e più 3 di fisico. Anche questo qua si può schierare tranquillamente a tutto campo per quanto riguarda la fascia in una difesa 5. 4 skill e 3 di piede debole, 1,78 m. Mi dà un po' l'idea di quella carta che è stata fatta ma che non è né carne né pesce, vorrebbe fare tutto ma in realtà può fare poco, quindi peccato, persa un'occasione su questo James. Fred, che sembra Super Saiyan terzo livello, parte da esterno sinistro, può essere anche AT e AS. Rispetto alla carta base si prende un più 12 di velocità, più 13 di tiro, più 5 passaggio, più 7 dribbling, meno 10 difesa e più 7 di fisico. E 4-3, può essere esplosivo come stile di corsa.
ottimo per quanto riguarda la velocità, un tiro discreto ma una finalizzazione pessima, ottimi passaggi, benissimo agilità, questo palla al piede si muove benissimo anche perché è 1,69 m, 95 di aggressività, 95 di resistenza. Questo potrebbe anche essere schierato magari in un centrocampo a 3 con compiti difensivi relativi, ma con più qualità, ecco, perché onestamente da esterno 1,69 m non è che c'ha quel passo lì, quella progressione che dici no, lo metto lì a correre. Però può farvi la differenza, ripeto, schierato lì nei tre a dare una grossa mano a centrocampo per fare un po' di superiorità numerica. Bella carta è questo Perisic invece, anche in questo caso partiamo da COC, può essere terzino destro, esterno destro e AD. Rispetto alla carta base si prende più 6 di velocità, più 2 di tiro, più 8 passaggio, 4 dribbling, più 3 di difesa e più 6 di fisico, 4 di skill e 5 di piede debole, e questo può essere Lengti con Architetto. Quindi arriverebbe ad avere un'ottima velocità, ottime stats di tiro, benissimo i passaggi, discreti parametri di dribbling, bene bene la difesa, 99 di forza e 74 di aggressività. Anche per lui io vedo molto bene sia quello che può essere il ruolo nella difesa 5 da esterno, ma anche spostato a centrocampo, questo fa i buchi, è una mezzala veramente completissima, ne hanno fatti uscire un sacco di giocatori che spostati sono devastanti. Fofana non ha bisogno di presentazioni, parte da difensore centrale, può fare il terzino sinistro e il mediano. Rispetto alla carta 84 prende più 6 di velocità, meno 2 di tiro, più 1 di passaggio, più 1 dribbling, più 5 di difesa e più 1 di fisico. Ovviamente lui Lengti praticamente con tutti gli stili d'intesa principali, 4-4 che si conferma, veloce, gran passaggi, agile, statistiche difensive della Madonna, 91 di forza, 83 di aggressività. Questo andrà via, secondo me, neanche a pochi crediti, ma è uno dei migliori assolutamente da provare, poi considerando che Ligue 1 è pure Costa d'Avorio, quindi linka quei giocatori meta, linka Zaha, linka anche che sì, quindi molto molto carino il buon Seco. Odoi invece può fare l'Asa e l'Ada, si va un po' a collocare in quella fascia di terzini dove c'è un po' di moria delle vacche, perché non è che ce ne sono tantissimi a sinistra, c'è un bel body type perché è average, quindi abbastanza piazzato, però è 1,77 m, pecca tantissimo in aggressività e questo è un grossissimo neo. Poi per carità è anche veloce perché ha 89, rispetto alla carta base prende più 8, più 6, più 8, più 8 dribbling, più 32 di difesa e più 14 di fisico. Però onestamente questi parametri qui mi lasciano veramente tanto perplesso, perché poi se andiamo a guardare le stats difensive, a sì 80, però va a peccare proprio in mentalità e intercetti, che sono le cose un po' più importanti. Quindi bocciato, almeno così a vederlo. Dumfries invece cartone, può fare il DC e il mediano. Rispetto alla carta base si prende più 1 di velocità, più 5 tiro, 6 passaggio, 3 dribbling, 3 difesa, 2 fisico, è un 2 skill, 3 piede debole, 1,88 m, pecca un po' nel peso, che gli penalizza un po' questo high get average che sembra un po' più snello di quello che dovrebbe essere Denzel, però 91 forza, 85 aggressività, buona parametro di agilità per un difensore, 81 di intercetto, 80 di mentalità. Ripeto, questo 85 di aggressività è sopra la media, anche i buoni passaggi che non sono da sottovalutare. Questo secondo me è schierabile tranquillamente sia da difensore centrale che anche da mediano. Ve la potete giocare così ed è una carta molto carina soprattutto per la Serie A. Essendo olandese magari potete pensare di linkarlo anche in un'ibrida con Van Dijk. Suso, faccio fatica a commentarlo purtroppo, 4 skill, 3 piede debole, ha preso sì un più 10 in velocità, però parliamo di una carta di 1,76 m, un po' così, insomma, eviterei di spendere troppe parole su questo Suso. Caruccio Stoma Zrawi, sempre però in ottica ibridabilità, più per i link che può dare agli altri però, prende un più 4 di velocità, più 17 tiro, più 7 passaggio, più 4 dribbling, meno 13 di difesa e più 3 di fisico. E un 4 skill, 3 piede debole, 1,83 m, body type lean, quindi molto bene per quanto riguarda l'agilità, infatti 87 e 75 di forza. Non può cambiare lo stile di corsa, ha degli ottimi passaggi, un discreto tiro, 86 di potenza e 87 di finalizzazione. Questo potenzialmente per poterlo sfruttare per linkare un Mané, per linkare un Goretzka, un Davis, una roba del genere, un try da esterno glielo potreste anche dare, nonostante non sia un fuoriclasse. Questo qui invece è la hidden gem delle hidden gem. Perché? Direte chi è Isaac Touré. Bene, può fare la punta e la T.
Rispetto alla carta base che era DC si prende più 19 di velocità, più 53 di tiro, più 30 di passaggio, più 32 di dribbling, meno 15 di difesa e più 4 di fisico. Gli hanno messo il 4 di piede debole, sarebbe stato meglio il 4 skill. E 2,04 metri, regà, questo qui, utilizzato magari anche da super sub per quando vi mettono il pressing per lanciare palla e spizzarla, tipo Uyghurs dell'anno scorso, è top. Perché ha un lengthy di natura, quindi sfrutta la velocità scatto che è 90. Ha un ottimo passaggio corto, ottime stats per quanto riguarda la forza, che è quello che ci interessa, e soprattutto per quanto riguarda il jumping, che è 76 ed è già 2,04 metri. Poi è chiaro, 76 di agilità non ci aspettiamo niente. Però per risolvere alcune partite che si stanno mettendo male, buttarle un po' sul fisico, questo qua, fidatevi di me, che se ve lo portate a casa a due soldi, potrebbe essere utilizzato anche in competitivo per sfruttare queste situazioni qua. Chiudiamo invece con la SBC di Chiesa, che è una bella carta, 4-4, parte da AD, può fare le D e il COC. Costa praticamente niente, perché 140 più qualcosa che avete nel club, magari lo pagate anche 50.000. C'era carenza di esterni, molto veloce, pecca un po' per il body type, però ha 91 di agilità, un po' appesantito dalla forza, 74. Ottimo tiro, buoni passaggi, questo qui io ve lo consiglio, soprattutto se avete una Serie A, è ottimo considerando che anche con tutti quelli che sono gli stili di intesa più importanti per questi giocatori, per esempio cacciatore, diventa anche con lo stile di corsa explosive e qui va tutto a 99. Per cui non male questa carta di chicco. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate degli out of position, quali carte magari vi aspettate dalla mini release. Io vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, link in descrizione. Una buona serata al vostro Liberoschi. Ciao!